Ci troviamo a Felitto, precisamente alle Gole del Calore, uno dei paesaggi più incantevoli che custodisce la Campania. Gole del Calore di Felitto, presso località Remolino, sono una delle bellezze del Cilento da visitare almeno una volta nella vita. Un posto meraviglioso, dove poter trascorrere una giornata immersi completamente nella natura. Panorami suggestivi, a testimonianza che quello che ci circonda è straordinariamente magico. Incastonate in una profonda vallata, a picco sul fiume, le Gole del Calore costituiscono un paesaggio ancora integro nella sua selvaggia bellezza. Durante le escursioni che si possono realizzare, regna un silenzio irreale, dove emergono sensazioni ormai dimenticate. Qui troverai la pace lontano dalla città e potrai godere di un'atmosfera sensazionale tutta da scoprire. Lasciati conquistare dal Cilento, vieni all'Oasi Calore per vivere un'autentica esperienza tra natura e storia. Diamo il benvenuto a Info Cilento, che questa sera ci sta onorando della sua presenza, e ci troviamo a Felitto, precisamente alle Gole del Calore. Il nome dal fiume Calore, questo fiume che nasce sul Monte Cervati, che è la vetta più alta della Campania, 1898 metri. Ed è un affluente del Sele, lungo circa 62 chilometri. Il fiume Calore è lungo circa 62 chilometri. Durante il suo percorso attraversa i comuni di Piaggine, anzi nasce a Piaggine, e attraversa Laurino, Campora, Magliano, Felitto, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Controne, Castelcivide, Postiglione, per poi riversarsi nel Sele dopo 62 chilometri. Le attività che si svolgono sul fiume, lungo il fiume Calore, sono visite guidate in pedalò, escursioni in canoa, torrentismo, trekking a cavallo, e abbiamo anche, diciamo, delle aree attrezzate per fare campeggio e per fare il picnic. Insomma, Felitto ci regala numerose esperienze. Il trekking, il torrentismo. Durante, diciamo, la primavera fino a metà luglio, fine luglio, arrivano un sacco di stranieri, olandesi, svedesi, tedeschi. Loro prediligono questo periodo per le passeggiate. Invece durante, diciamo, il mese di agosto, diciamo, è più un turismo legato diciamo a livello regionale e provinciale, però non mancano, diciamo, turisti che vengono dall'Italia settentrionale. Dicevamo, il fiume Calore nasce sul Monte Cervati
e attraverso il suo percorso all'interno, diciamo, delle montagne, dove ha realizzato, dopo milioni e milioni di anni, questi scenari bellissimi all'interno della roccia. È una roccia calcarea, questo colore bianco testimonia appunto la composizione calcarea della roccia. Queste rocce hanno milioni e milioni di anni. Le gole del calore sono 5, noi stiamo attraversando la quarta gola. L'attraversamento della quarta gola è possibile grazie alla diga che da dove siamo partiti. È una diga che in felittese i felittesi chiamano palata, proprio perché durante la realizzazione e la costruzione di questa diga vennero utilizzate una serie di pali per deviare il corso del fiume. Lo scopo della diga era quello di convogliare l'acqua in un canale che alimentava una centrale idroelettrica che si trovava giù Felitto, all'ingresso di Felitto, in particolar modo in una località casale dove è il santuario della Madonna di Costantinopoli, che Madonna di Costantinopoli si festeggia la seconda domenica di settembre. Questa diga appunto dava la possibilità di alimentare questa centrale idroelettrica con lo scorrere delle acque all'interno di questo canale. È stata funzionante fino al 1960, dopodiché è andata in disuso. In questo tratto stiamo vedendo delle marmitte dei giganti. Le marmitte dei giganti sono dei fenomeni geologici che si sono realizzati proprio grazie all'erosione fluviale. Il fiume durante l'inverno si creano dei fenomeni di piena e si formano appunto queste composizioni circolari all'interno della roccia grazie all'erosione fluviale che crea dei vortici e scava la roccia appunto assumendo questa composizione a forma elicoidale. Come pesci abbiamo sia la trota fario che l'iridea, sono due specie di pesci autoctone del posto, ma fa da padrone la londra. La londra predilige acque pulitissime, proprio come il fiume Calore. È uno dei fiumi più puliti d'Italia, anche perché caratteristiche del Cilento, dell'entroterra cilentana, ma anche della costa, diciamo, è scarsa la presenza di industrie, bensì è molto privilegiato l'artigianato, l'agricoltura, quindi non vi sono presenze industriali. Non dimentichiamoci che l'habitat del Parco Nazionale del Cilento ha dato vita
grazie diciamo alle caratteristiche nutritive, alla famosa dieta mediterranea. La dieta mediterranea è nata proprio nel Cilento, proprio grazie alle caratteristiche che il nostro territorio ci riserva, soprattutto per la mancanza di inquinamento che favorisce appunto diciamo, un ambiente salubro. Stiamo facendo questa passeggiata all'interno delle gole del calore a bordo del pedalò. Bisogna notare un'altra caratteristica, la flora. Come si può notare, le piante tendono a crescere inclinate proprio perché si vanno alla ricerca della luce. Questo fenomeno è detto di fototropismo, photos dal greco luce, e loro, le piante, crescono in forma diciamo inclinata proprio perché vanno alla ricerca della luce. Abbiamo tipica macchia mediterranea, abbiamo lecci, carpini, frassini, ontani, lentischi, diciamo, tutta diciamo, la macchia mediterranea è presente diciamo, alle gole del calore. Abbiamo numerose felci, bellissima è la Capelvenere, una felce molto rara che ha bisogno di un particolare habitat per svilupparsi, di particolari condizioni climatiche, di umidità, temperature appunto particolari che rendono il fiorire di questa particolare felce.
La passeggiata alle Gole del Calore a bordo del pedalò volge al termine. Vogliamo ricordare agli amici di Info Cilento che per i contatti si possono rivolgere al nostro sito internet www.goledelcalore.it, scrivere alla mail info@goledelcalore, pagina Facebook Gole del Calore, Instagram Gole del Calore. Grazie, veniteci a trovare a Felitto, vi aspettiamo, buon'estate a tutti.